Ciao, benvenuti su DJ Mag Italia. Oggi parliamo di tecnologia e nella fattispecie della macchina indispensabile a qualunque studio e anzi a qualunque professione creativa, il computer. Per fare qualsiasi lavoro con il computer in studio, che sia mix, mastering, produzione, scrittura di canzoni o anche semplicemente ascolto di brani o preparazione di un DJ set o mixaggio di un DJ set, vi servirà un computer affidabile, solido e possibilmente dotato di caratteristiche giuste per quello che dovete fare. Io sono Albiscotti e con me c'è Simone Lanza, a.k.a. Wax Life. Siamo nel suo studio Gloss in provincia di Varese. Grazie per ospitarci innanzitutto e poi grazie per essere con noi in qualità di esperto, sound engineer e producer a illustrarci le caratteristiche della macchina che andiamo a esplorare e scoprire insieme quest'oggi. Ciao a tutti, ciao Albi, grazie anche della presentazione bellissima. Di cosa parliamo oggi nella fattispecie? Parliamo del nuovo MacBook Pro. E allora andiamo a scoprirlo insieme. Allora, procediamo con l'unboxing, quindi svegliamo, togliamo dalla confezione, bellissima confezione, mi permetto di dire, bellissima. Molto elegante, il computer, il MacBook Pro, ed eccolo qua. Mi ricorda i modelli vecchi. Allora, lo togliamo dalla confezione, come gli chef fanno quando impiattano le cose, con molta molto maestria. Bello, minimale. Sì, è più largo, ricorda veramente i modelli vecchi a cui io adoro, cioè sono i miei preferiti per una questione proprio di cuore, che è stato il primo modello che ho preso, un po' più largo, per la dissipazione del calore, ho letto. Sì. Molto interessante, che rende il computer molto silenzioso, cosa da non sottovalutare per chi fa musica e magari registra in ambienti piccoli. Sì, è vero. E poi... Perdonami, la cosa più importante che vedo, ancora prima di aprirlo, che ha già fatto il suono, le porte, le connessioni. Giusto. Cosa molto importante. Grazie, caratteristica Apple. Molto importante. Una grande polemica che c'era sui Mac della penultima generazione, quindi prima di questo, è che non avessero più tante porte, quindi pochi dispositivi da connettere. La polemica era sul fatto che era necessario possedere per forza dei device esterni che permettevano di collegare molte porte. Altra cosa bellissima, MagSafe, il grande ritorno. Altra caratteristica molto apprezzata, facciamo vedere anche il caricabatterie. Il MagSafe che cos'è? È quella magnete, quella calamita attaccata al caricabatterie che permette non solo di caricare appunto il computer, ma proprio di uno, fare in modo che si attacchi da sé, e poi due, che anche in caso di come dire, strappo non viene via tutto il computer ma si stacca da sé. Il computer, come dicevamo, si presenta bellissimo, davvero un design impeccabile. Esteticamente lo stato dell'arte del design di un computer, come ci si aspetta da Apple. Assolutamente. Mi piace molto il touchpad molto, molto largo, bello spazioso, ci si muove con facilità. E devo dire che poi sono curioso di sentire gli altoparlanti, infatti proviamo questi, sono curioso di sentire come si sente. Non c'è più la touch bar invece, che a me personalmente non piaceva perché era scomoda per quello che è il mio lavoro, non ne trovavo una vera utilità. C'è il ritorno dei tastini, del volume, del muto, che ragazzi sembra una banalità ma a mio parere sono ottimi. Quindi vabbè, passiamo a Logic, dai. Logic è il software di casa madre Apple, autoctono, per scrivere, comporre, produrre musica, mixare, masterizzare, editare musica. Uno dei software di riferimento, possiamo dire, degli ultimi 10 anni, anche di più, da quando è uscito sul mercato. Ora non ricordo chiaramente la data esatta del suo primo lancio, insieme a, possiamo dire, Ableton Live, Cubase. È uno dei software di riferimento con cui, insomma, standard, uno degli standard con cui si fa musica. Questo è il nuovo Logic, l'ultimo aggiornamento. Vediamo com'è, vediamo come si presenta e quali migliorie sono state apportate al Logic interno di Apple. Dicevamo, Logic un grande standard, io sono un Logic user da almeno 10 anni, trovo che sia un software molto bello perché graficamente è simile a tutti i software classici come Pro Tools e Cubase, quindi una linea del tempo, un sequencer molto standard. In più queste versioni nuove hanno aggiunto la possibilità di utilizzare i live loop, lavorare per clip. Quindi non con una linea che parte da zero e va dritta per la durata del brano, ma sovrapporre varie parti musicali dei vari loop che si possono rielaborare soprattutto per il live, e questo è molto simile appunto al software di Ableton.
Ok, apriamo un progetto nuovo con Empty Project. E apriamo un software instrument. La cosa bella di questo Logic nuovo è che hanno aggiunto 2800 Apple Loops nuovi, che sono dei file audio che mantengono il tempo e la tonalità anche quando li cambi. Sì. Quindi non c'è bisogno di fare time stretching eccetera in maniera manuale. Tanti nuovi kit di batterie, per esempio qui potremmo aprire Drum Machine Designer semplicemente schiacciando Command K, Command Keyboard. Compare questa tastiera che permette, grazie alla tastiera proprio del computer, senza ricorrere a tastierine esterne o tastierone esterne, di suonare, in questo caso i pad della batteria, i suoni della batteria. Poi vedremo con gli strumenti dove c'è una tastiera di note, le note dello strumento. Esattamente, come se fosse un pianoforte o un qualsiasi controller. Esatto. Allora, assegniamo per esempio a un pad, assegniamo dei suoni. Ok, abbiamo fatto di fatto una sezione ritmica di batteria di base, quindi un cassa rullante, un clap e uno shaker che fa un po' la hi-hat, quello che è il suono più alto tra batterie e percussioni alte. Ok, per fare velocissimo ho attivato il metronomo, possiamo già registrare, come dicevamo prima, suonare direttamente da questa tastierina e... C'è un po' di latenza, devo dire, nel suonare con i tasti della tastiera direttamente, ma vabbè, poca roba. Schiacciando X apriamo la schermata mixer, abbiamo sistemata tutto. Altro shortcut abbastanza classico. Allora, io posso dire che già suono benissimo, ho scelto questo basso, anche se stiamo facendo molto veloce, proprio per sentire anche... Perché era bello violento. Esatto, un certo tipo di risposta, di presenza... E assolutamente mi sembra che ce l'abbia. È molto importante che suoni in un certo modo, cioè mi interessa sempre capire cosa ascolta l'utente finale. Uno degli ammonimenti che tante persone mi dicono sempre è non ascoltarlo però nelle casse belle del tuo studio, ascoltalo con le casse del telefono o con il computer, perché poi gli utenti finali lo ascoltano da questi tipi di casse, quindi è importante capire come suona. E sicuramente avere un computer con delle belle casse aiuta anche per restituire un audio comunque fedele. E mi sembra che sia molto brillante, che sia molto preciso, che sia un suono cristallino. Quello che mi piacerebbe vedere, perché anch'io non l'ho mai provato e sono molto curioso, è la possibilità di sentire, mixare, trattare tutte le nostre tracce audio con l'audio spaziale in tre dimensioni. Cos'è l'audio spaziale? È questo nuovo standard, appunto, sì. Non più solo stereo, ma proprio in tre dimensioni, per cui si è proprio avvolti, come se fossimo dentro un tunnel di suoni completamente intorno a noi. Correggimi se l'ho detto in maniera un po' grossolana forse, sì, però difficile, perché andiamo troppo nel tecnico, cerchiamo di essere audio tridimensionale. Ti permettono di mixare in 3D, okay. Diciamo, con questa direzionalità diversa. Allora, Spatial Audio, Special Audio, Dolby Atmos. Ok, the project will be converted to allora lo converte in surround. Certo. Ok, surround format. Quindi a questo punto un progetto nato in maniera, come dire, tradizionale a livello proprio di resa sonora viene convertito direttamente nel software. Assolutamente in sì. Dolby Atmos. E quindi... questa è la più grande figata che c'è. Ci sono vari modi di riprodurre l'audio e dipende sempre da che impianto hai. Cioè, per esempio, qui sul pan, come vedi, ci sono tanti puntini che sono gli speaker, le casse. Ok. Ovviamente se uno non ha un impianto con tante casse diventa a poco inutile. Serve questa cosa, però la bellezza di questo nuovo plugin è che ti fa vedere il formato con cui tu ascolti queste cose, ok, quella cosa che tu stai programmando, puoi mettere in binaurale e per l'ascolto binaurale questa tridimensionalità viene data direttamente anche per un ascolto in cuffia, con delle cuffie normalissime, però è una figata. Certo. Quindi qui per esempio vediamo le nostre eventuali casse, i nostri eventuali speaker, dove sono poi piazzati gli oggetti, perché a quel punto parliamo di oggetti sonori. Qui vediamo una testa, che siamo noi l'ascoltatore, in questo spazio. E intorno all'ascoltatore andiamo virtualmente, e poi diventerà poi l'ascolto reale, però a posizionare tutti questi oggetti, come una costellazione intorno a noi. Esatto. Perché facciamo vedere questa cosa? Perché io sono stupito e gasato di questa cosa? Perché... adesso questo tipo di plugin sono nativi
di Logic, e su questi computer li riescono a supportare. I computer vecchi non riescono probabilmente a supportare questo tipo di tecnologia, che funziona con gli ultimi due sistemi operativi, se non sbaglio. Infatti, Apple, esatto. Monterey, che è quello corrente, e Big Sur, che è quello precedente a questo. Prima di Big Sur, subito precedente. Prima di Big Sur, però, non potete fare questo tipo di operazione. Sì. Quindi facciamo una prova. Per esempio, qui, se noi andiamo a fare il click sul pan, viene fuori 3D Object Panner. Mettiamo in solo questo basso, un po' Skrillex. Vengono fuori due puntini. E noi li muoviamo nello spazio e si può già percepire anche dalle casse. Anche perché il computer è già il posizionamento diverso. È impressionante. Più al centro, più lontano, in fronte. O panning a destra e a sinistra. Ovviamente l'ascolto consigliato è quello delle cuffie. Ci siamo immersi, abbiamo navigato dentro un nuovo MacBook Pro di Apple, abbiamo visto tutte le caratteristiche, abbiamo un po' anche chiacchierato cercando di farvi sentire quasi in studio con noi, perché il bello di queste nostre chiacchierate di tecnologia è che non devono essere esattamente soltanto il parere dell'esperto, ma cerchiamo di coinvolgervi il più possibile, quindi speriamo di esserci riusciti. E che dire di questo computer che abbiamo appunto visto in tutti i suoi dettagli e tutte le sue prospettive? Che dire, facciamo qualche considerazione. La macchina è stupenda, ovviamente, sembra quasi scontato dirlo, ma è giusto dare a Cesare quel che è di Cesare. A mio parere vale la pena fare un investimento un po' più oneroso su questo tipo di macchina e non magari su outboard esterni, eccetera. Io impazzisco quando vedo dei ragazzi che non hanno neanche delle basi, non hanno le cose minime e poi vogliono magari prendere delle macchine esterne praticamente per fare arredamento. Perché fa figo avere un grande sintetizzatore oppure un certo tipo di outboard, che comunque è bello anche da instagrammare, no? Tante volte parliamo proprio di questo, si parla tanto di quanto anche il wannabismo, come dire, no? Passi da queste cose, passi dal fatto di non essere così bravi davvero nel lavoro, ma dover per forza ostentare di avere le macchine, di avere lo studio, working, out soon e queste cose qua. Forse chiaramente bisogna essere oculati, bisogna essere furbi nell'investire i propri soldi, però è anche vero che chi più spende meno spende, quindi al di là di chi magari vuole costruirsi quelle macchine proprio ad hoc con tutte le componenti, però parlando di modelli già confezionati per il mercato, Mac sicuramente, Apple è per antonomasia il computer dei creativi, il computer affidabile per eccellenza. Questo nuovo modello sicuramente se lo comprate oggi con queste caratteristiche, che è un top di gamma, tra 5-6 anni sarà ancora un computer molto affidabile e abbastanza all'avanguardia di essere competitivo anche con cose che usciranno più avanti. Assolutamente, ma infatti vale i soldi che costa. Questo sto dicendo, che a mio parere vale anche la pena l'investimento, proprio perché è la cosa più importante, senza mezzi termini. Di conseguenza, chi deve acquistare un computer ci faccia veramente un pensiero. Bene, grazie Simone. Grazie a te. Ci vediamo alla prossima. Ciao. Ci sentiamo, ci vediamo su djmagitalia.com e sui social di DJ Mag Italia. Seguiteci. Alla prossima.